Signore, inviato dal Padre per liberare l'uomo dal peccato, abbi pietà di noi. Cristo, parola del Padre per tutti i popoli, abbi pietà di noi. Signore, Figlio prediletto del Padre, risorto nella gloria, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva resta attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genezaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci. Una quantità enorme di pesci che quasi le reti si rompevano, e di fronte a questo gesto che aveva sconvolto la vita di Pietro, anche la sua scala di valore, Pietro, lasciando tutto insieme con Giacomo e Giovanni e Andrea, lo seguirono. In questa domenica noi, meditando queste pagine della Sacra Scrittura, abbiamo però anche una memoria viva e riconoscente di una regina d'Italia che è vissuta lungamente in questa terra, che l'ha amata in una maniera talmente profonda che molti segni, magari abbiamo anche un asilo che è dedicato proprio all'asilo Regina Margherita, perché erano segni che venivano lasciati proprio per la benevolenza, per il rapporto di fiducia che veniva riposto. Questa donna, la Regina Margherita, ha lasciato un segno profondo in questa terra. Lei e molte altre donne che, pur vivendo immerse nel loro tempo, hanno dato questa viva testimonianza di fedeltà al Signore. Penso all'amicizia con Padre Diaco, penso a quante volte veramente è stata per questa città di Guardighera, ma un po' per tutto il territorio, un pochino come la mamma che accompagna i propri figli. E in quel tempo una sua parente, morta poi a Sanremo, che è stata regina di Spagna per alcuni anni, Maria Vittoria, qualche uno se viene da Torino ricorderà che c'è un ospedale, era qui in sua memoria l'ospedale Maria Vittoria. Maria Vittoria muore a Sanremo alcuni anni prima del soggiorno della regina Margherita qui a Bordighera, e per lei si chiede di iniziare la causa di beatificazione, perché in un contesto difficile hanno saputo mantenere la fede, hanno saputo affrontare la complessità della vita. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, il Collegio Episcopale, il mondo intero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti quei figli ovunque dispersi.